Vai. Cari amici, oggi dobbiamo prendere un argomento che stanno cercando di tacitare, perché come ha denunciato anche il quotidiano La Verità, il settimanale Panorama, eccetera, il problema è piuttosto consistente. È soprattutto tragicamente scottante. Facciamo vedere una fotografia. Perché difendono il sindaco di Bibbiano. Allora qui il problema è veramente sostanziale. Io vedo che è stato tra l'altro sollevato da molte persone. No, il problema è proprio proteiforme, cioè centinaia di sfaccettature e di compromissioni da parte del sistema, del regime. Esattamente, perché con un coinvolgimento di filiere intere di istituzioni di origine nazionale o di ordine professionale. È quello che stavo per dire, e cioè come è stato denunciato da molti che sono intervenuti sull'argomento sui social, è il sistema, è questo sistema che porta a sfruttare in maniera economica, chiavistica, i bambini. E al principio e all'origine c'è sempre la tratta degli schiavi, perché il collegamento... Con la motivazione della usura, del guadagno, dell'approfittamento. La tratta degli schiavi è sempre di interesse di loro signori. No, ricordiamo bene che la tratta degli schiavi, allora, le navi negriere, è vero che c'erano quelle specializzate che facendo dormire in cubicoli da 70 centimetri per 1,50 m, ma anche inginocchiati per tutto il percorso, certo, dall'Africa all'America, e quindi erano specie di carri bestiame, sì, puzzolenti, ma c'erano anche quelle che facevano il trasporto che si chiama lungo raggio, quello che fanno i tir oggi, cioè vanno in un posto, caricano, arrivano in un altro, scaricano e contemporaneamente caricano, in modo da non ritornare mai scarichi. Esattamente. E quindi raddoppiare l'utile. Lo stesso facevano le varie compagnie negriere, più o meno commerciali, tipo la Compagnia dell'India, tanto per dirne una, esatto, e comprenderle un po' tutte. E anche il signor Garibaldi. Il signor Garibaldi per un certo periodo ha lavorato per loro signori, come dice. Non è vero, però potrebbe essere vero. No, ha liberato degli schiavi quando faceva la guerra. In Uruguay lo so. Quando faceva la guerra di corsa, ha liberato degli schiavi, certo, non solo, ma durante quella famosa guerra di corsa si impossessò di una partita di camicie rosse che erano indirizzate. Lo so, questo episodio lo so. Che erano indirizzate agli squartatori di Boston, i quali squartavano. Ed era rosso perché c'era così la macchia di sangue, non influenzava l'abbigliamento. Esattamente, ecco. Quindi erano questi squartatori che squartavano appunto bovi, cavalli, somari. Ricordiamoci che Giuseppe, il caro Giuseppe Gariboldo, come lo chiamavano al sud, è stato anche emigrante. Garrubardo! Emigrante più o meno legale a New York insieme a Meucci. Esattamente. Quindi lui e Garibaldi ha contribuito anche lui alla costruzione, ideazione e realizzazione del telefono senza fili. Esattamente. Che è andato ovviamente assegnato a distanza di 150 anni alla fine a Meucci, hanno chiesto scusa dopo che Bell gli aveva sfruttato per 150 anni il brevetto e continua a sfruttarlo, fra l'altro. Non è che gli ha detto scusa tanto, riviate tutto quello che mi sono fregato. Poi dice non ci sono gli eredi, non c'è la ditta Meucci, capito? La ditta Meucci e C non c'è. Però la ditta poteva essere Meucci, Garibaldi e C. Però Garibaldi
quando stava a New York ha intercettato quelli di, i macellai di Boston, gli scortatori di la fornitura delle camicie rosse no, a Boston. No, non quando stava a New York. Come no? No, l'ha intercettata quando faceva la guerra di corsa in Uruguay. In Uruguay, era una portata di queste cose che dovevano servire ai macellai di Boston. Ed è di lì e c'è stata l'utilizzazione, l'avrei fatto anch'io, perché oltretutto non le aveva pagate, perché erano ruvide, grosse e coprivano. Fustagno, poi, magari. Coprivano. Quindi resistenti perché servivano per lavoro. Coprivano il colore del sangue che magari un ferito, magari certo. Eccetera, e quindi era tutto strettamente collegato. Ma ritorniamo a noi. Allora, questo traffico che ricordo per l'ennesima volta... No, volevo finire. Quindi le compagnie di navigazione, anche in buona parte, non tutte ovviamente, ma alcune di quelle in buona parte, facevano esattamente la tratta degli schiavi come tratta di ritorno, in modo da andare in Cina magari a portare l'oppio che avevano preso in India, e dalla Cina, perché portavano i vasellame, si fermavano a Porto Prince comunque lì in quella zona lì del Corno d'Africa. Tanto bene attenti a non confondere schiavi con vasellame, perché certo. Gli schiavi muovendosi rompevano il vasellame si caricavano pure i negri e li portavano prima in Sud America o Centro America e poi andavano a Londra a scaricare le ceramiche. È naturale. Piccolo intermezzo mattutino. E qui subentra una storia molto, ma molto importante, che è la storia della Amistad, la nave negriera di cui hanno fatto un televisivo qualche anno fa, e che ha rappresentato un aspetto estremamente interessante dal punto di vista del diritto navale internazionale, perché questi schiavi, che erano schiavi di mercanti spagnoli, mentre erano sulla Amistad, questa nave che si chiamava Amistad, cioè Amicizia, si ribellarono e andarono a chiedere aiuto negli Stati Uniti, e lì ci fu il fondamentale processo, per cui se qualcuno di voi, cari amici, è interessato... Da cui è scaturita poi la legge contro la tratta degli schiavi. Esattamente, allora facciamo presente due cose, perché parlando di queste cose è bene sempre chiarire dove stanno le cose. Allora, i primi negrieri sono sempre stati i preti, ricordiamocelo bene, trafficanti di schiavi. Non a caso, di recente, uno storico ha ricordato come la Chiesa e le chiese cristiane sono sempre state dalla parte dei conquistatori, a incominciare dai conquistatori spagnoli di Cortés, di Pizarro. E ricordiamoci che quando Cortés... Ho letto un libro una ventina d'anni fa sugli eccidi compiuti dai gesuiti in Centro America e in Sud America. Esatto, esatto. Quando Cortés... Addirittura facevano convogliare tutta la massa del paese, del villaggio, dentro il tempio che c'era, ovviamente all'epoca, non quella, la chiesa cattolica, certo. E poi davano fuoco con tutta la gente dentro. Quindi esatto. Non è una cosa contro la chiesa, come si è visto in qualche film negli ultimi questo anni. Questo perché ai preti piace l'arrosto, capito? Allora,
quando Cortés incontrò Montezuma o un suo analogo. Figlio o un suo figlio, gli diede una Bibbia. E siccome questo, vedendo quello schifo, perché la Bibbia è sinonimo di merda, vedendo questo l'ha buttata un frate che stava lì, uccideteli tutti, e gli hanno preso e gli hanno ammazzati. Questo storico di... No, dire che Pizarro aveva 200 cannoni, 400 cannoni. No, non aveva 200 cannoni. Non ce li aveva. Aveva 200 cannoni. Aveva 10 spingarde e 3 o 4 columbrini. 200 fra columbrini e spingarde, spingardini. Non li poteva trasportare. Sì. No, vabbè, non li quelli poteva... delle navi. Oh, lui aveva al seguito una ventina di navi, eh. E ogni nave aveva almeno una ventina. Sì, avrebbe avuto bisogno di almeno... Una quantità pazzesca di cavalli, cosa che non aveva. Ce l'aveva. Vabbè, comunque siamo stati. No, anche perché Pizarro, bisogna ricordare che la spedizione è stata nel 1525, sì, cioè sì. Dopo una ventina d'anni lo sappiamo, lo sappiamo. Quindi già si erano organizzati gli spagnoli. Fino a un certo punto. Vabbè, comunque sì, su questo argomento bisogna entrare nel particolare e per il momento non ci interessa. Quello che a noi interessa è quello che ha scritto di recente uno storico, il quale ha ricordato questo piccolo dettaglio che noi lo sapevamo, e lo storico l'ha scritto. Le chiese cristiane hanno sempre assecondato le guerre di conquista imperialistiche fino ad oggi. Perché? Perché si trattava di allargare l'area dei cristianizzati, maledetti a voi. Si trattava di... Era un bacino di utenza, di marketing, era un'operazione di marketing. E perché adesso questo Papa non va in giro nel Sud America? Vuole fare la religione unica, quindi prendere la leadership delle tre grandi religioni, culti monoteistici, esatto. Per creare un'unica grande religione di cui lui diventa leader. Gran sacerdote, esatto. Se peggio ti faccio vedere di quanto sei gran sacerdote. Allora, questo per dire... Ma sei un pari suo, perché ricordiamo sempre che tu sei gran sacerdote del gran Dio Priamo. Sempre. Quindi sei un suo pari. Sì, no, superiore, vuoi scambiare Priapo, che ce l'aveva così, e Gesù, di cui non si sa la vera religione. Di sicuro non c'aveva donne ufficialmente. Ufficialmente. E non c'aveva avuto figli ufficialmente. Non solo, ma vedrete che siccome la Chiesa si è fatta promotrice della asessualità, ci faranno vedere, ce l'hanno già fatto vedere altre volte, no? Bello biondo, e di gentile aspetto, lunghi capello, e di gentile aspetto, cari amici, di gentilissimo aspetto, molto gentile anche coi buchi nelle mani. Allora, tutto questo per dire che all'epoca in cui la tratta degli schiavi era all'ordine del giorno, nessuno si faceva questione morale del trattamento di queste povere anime, perché sono anime anche loro, ancorché i preti, per i preti non sono anime, perché non sono conversi. A tutt'oggi li utilizzano per chiedere soldi al popolo italiano, perché il traffico degli schiavi di oggi fatto dai preti è fomentato dai preti, come minimo. Non solo, ma anche per l'incularella. E io vi faccio un esempio, un dato storico importantissimo. Qualche anno fa, quando questi migrantes furono ricoverati in un convento o paraconvento, in un collegio nella capitale dell'impero gesuitico, che è Castel Gandolfo, di tal che il Papa viene chiamato il bianco di Castel Gandolfo. Ma non doc. No, assolutamente. Assolutamente irregolare in tutti i sensi, perché non è quantificato, registrato e regolarizzato. Noi lo sappiamo bene, l'abbiamo denunciato due volte. Siccome questi migrantes sono comunque selezionati fra gli acculturati, cioè gente che qualche soldino da parte ce l'aveva. Questi qui, ben sapendo quali erano i rischi verso i quali, come li hanno messi nel convento, entrò una notte e se la sono squagliata. Tela!
qui, capito, tra una benedizione e l'altra succede qualcos'altro. Hanno fatto come me. Io pure. Te. Via, via, via. Via al più presto. Io devo dire, a scanso di equivoci, che avendo vissuto... Quelli erano congoniani dove stavo io, eh? Avendo vissuto a lungo... Capito? Sì, in ambienti preteschi, parrocchiani, eccetera, tutti questi scandali non mi hanno sfiorato perché non c'erano. Qui c'è stata veramente una... Un crescendo e una conquista da parte dei movimenti omosessuali che si sono pensati bene di conquistare la Chiesa. Quando ero ragazzo io era impensabile. Allora, ritorniamo a noi. C'è chi ha denunciato quindi questi comportamenti. Abbiamo fatto una piccola deviazione. Il fatto che nessuno ritenesse di stigmatizzare il comportamento nei confronti degli schiavi significa che per tutti era perfettamente normale. Se voi, cari amici, mi andate a vedere le fotografie che sono state fatte dalla metà dell'Ottocento in poi e fine praticamente al 1870 circa, ancora c'erano degli schiavi che venivano tenuti in catene dopo la fine della guerra di secessione, voi vedete questi schiavi erano con delle catene enormi e tutti trovavano una cosa perfettamente normale, a cominciare dai preti, i quali sono così buoni, talmente no, buoni. I preti di tutte le religioni che sono negli Stati Uniti, sì, che ce ne sono centinaia, sì, di culti diversi. Ma perché gli Stati Uniti, l'America centro-meridionale non, certo, era tutta cattolica, certo, e c'è stato qualche prete cattolico che ha avuto il coraggio, la dignità morale, il senso civico di andare a contestare la vendita di questi schiavi? Non c'era nessuno. Quindi questi preti, che cazzo ci vengono a raccontare? Siete i più sporchi, i più luridi personaggi. No, ti verranno a dire che così era la mentalità dell'epoca, allora, così era il costume, così era sempre stato, ma e il quindi messaggio era tollerato. Di, allora, sì. Ma loro non ci parlassero di messaggio di, ma di, infatti, messaggio di fratello, messianico. Di fratellanza, quale fratellanza? Fino a che ti ha fatto comodo, hai fatto quel cazzo del passo a te. Perché adesso non gli fa comodo. Certo. No, loro non sono interessati a portare perché c'è la convenzione. Buona parte dei 4 miliardi delle assistenze fornite dallo Stato ai migranti sono dati attraverso le varie Caritas, le varie associazioni, sì, a delinquere di ordine cattolico. Non sono poi falsi. Caritas, la gente crede che la Caritas assista i poveri con i soldi del Vaticano. No, i soldi sono quelli dei singoli comuni. Nostri. Loro ci fanno nostri, sono dei singoli comuni. Loro si fanno ricchi con i soldi dei comuni, capito? Falsi come sempre. E qui c'è una fotografia, eccole qua. Vediamolo di nuovo. Questi sono i cattocomunisti. Perché? No, che poi quando vengono presi col sorso in bocca, neppure hanno la decenza di starci, esatto, di accettare la perdita, di, sì, diciamo, accettare la figura di merda in cui vengono coinvolti. Esatto. No, continuano a inveire contro gli altri, proclamandosi magari pure perseguitati politici. Sì. Il terapeuta dei bimbi di Bibbiano accusato di maltrattare i suoi figli, anche pure i propri figli lui maltrattava, a giustificazione, dice lo faccio, io sono egualitario, io sono imparziale, lo faccio ai miei figli, ti immagino gli altri. E qui lo faccio vedere per la prossima volta, ricordatevelo ragazzi, non andate a Bibbiano, magari andate a trovare il bianco di Castelgandolfo. Attenti però a non farvi mettere in quel famoso convento lì, perché... Attenti che comunque il bianco dei castelli è vomitevole. Sì. Ha un grande nome, ma è uno dei vini peggiori che abbia mai bevuto in vita mia. E qui abbiamo altre cosette da far vedere, perché ci sono degli articoli che io ho selezionato. Guardate com'è bello questo. Levano ai poveri per dare alle banche, quanto di più vero. Quanto qualcuno di l'ha pure detto, ma i poveri sono tanti, pure se leviamo, perché togliere ai ricchi?
per le spese dello Stato, la, che ne so, la patrimoniale, no? Era Granelli 4-5 miliardi, se acchiappi, che ne so, 10 euro da 60 milioni di cittadini ogni giorno, diventano decine e decine, per non centinaia di migliaia. Io sono per il rilancio del mio quasi concittadino, famoso Passator Cortese, che lui veramente levava i ricchi per dare ai poveri. Altro che Robin Hood. E all'altro mio concittadino. Altro che Guglielmo Tell. Ecco, che sono inventati, questo era vero. E l'altro mio grande concittadino, Romolo Gessi, che è stato l'unico che ha fatto la guerra. Ricordiamo pure Marco Sciarra, che non conosce nessuno, manco te. No. Vero? Il quale Marco Sciarra nel 1560. Ah, il famoso Marco Sciarra, certo, di cui abbiamo parlato a lungo, esatto, su una strada che qui nel Lazio, che era la Caffia, trafficata da lui e i suoi uomini. Allora lui ha messo sotto scacco l'esercito borbonico e l'esercito pontificio per 10 più anni, creando nel centro Italia, con diciamo baricentro Rieti più o meno, baricentro Rieti con un raggio di circa 100 km, per cui anche qui aveva le sue basi appunto Marco Sciarra, e che rubava ai latifondisti e ai ricchi in generale e alla Chiesa in particolare, e lo ridistribuiva fra i suoi militanti. Infatti c'aveva un esercito stipendiato di circa 1500 uomini a cavallo, quindi per riuscirlo a sconfiggere, no, che non riuscivano a sconfiggerlo in battaglia, perché gli legnate hanno dovuto farlo tradire dal suo vicecomandante. Sempre così, c'è sempre uno che ti tradisce. Che poi è stato ammazzato pure lui, ha fatto la fine di Anita Garibaldi, perché ha cercato di scappare verso Ravenna, verso le paludi del Delta del Po, e lì l'hanno acchiappato e l'hanno ammazzato pure a lui. Questo per dire corse e ricorsi storici, che però la gente non sa un cazzo di niente. Ecco, questo episodio qua è un episodio che nella storia dovrebbe essere una qualcosa altro che la Rivoluzione Francese. Qui abbiamo preceduto la Rivoluzione Francese di 300 anni. Ma Sankara, ad esempio, non è stato assassinato dal suo secondo? È certo. E Gesù Cristo non è stato tradito dall'uomo a lui più fedele? Certo. Almeno raccontano così le cronache. Il tradimento è l'arma. Il bandito Giuliano non è stato tradito da suo cugino, sia pure per ordine della mafia. E vedete, cari amici, mai avvicinarvi troppo a qualcuno, oppure mai girare troppo la schiena nei confronti di un qualche amico, soprattutto la schiena, e men che meno chinarsi. Ricordatevi, quindi tolgono ai poveri per dare alle banche, questo è l'assioma attuale. Poi attenzione, l'affare dei bambini rubati coinvolge 150.000 famiglie e vale 4,5 miliardi di euro. Che cosa? Vale 4,5 più o meno. Questo è l'affare di questi signori, preti, psicologi, psichiatri, falsi consigliatori, magistrati, magistronzi, mafistrati, organizzazioni mafiose, eccoli qua, sono tutti qui, tutti assieme appassionatamente. Fai vedere le tue denunce. Sì. Allora, a questo proposito, io ho avuto la disgrazia di essere coinvolto direttamente in un affare di questo genere, della tratta dei bambini. Io, fra l'altro, in due video che ho rimesso dopo vari anni, ultimamente sul sito nostro di Alba Mediterranea, YouTube Alba Mediterranea, dichiaro pubblicamente al TG3 del Molise e a un'altra televisione privata che c'era, non mi ricordo più come si chiamava, Tele Molise, e dichiaravo ufficialmente nel 2003
e sputtanavo il presidente della Tribunale dei Minori, che si chiama Sergio San Martino, capito? Testa di cazzo, se ci sei, se mi vedi, denunciami, così ti faccio un culo come una cattedrale, no? Allora, questo signore aveva messo su un sistema mafioso, colluso, per cui qualunque obiezione, qualunque opposizione al suo diktat non aveva nessuna valenza giuridica e né legale né sociale. Aveva messo insieme un pool di 4 o 5 assistenti sociali e psicologi, psicopatici tutti quanti, una certa signora Vacca, mi ricordo ancora, di nome e di fatto probabilmente. Vacca di cognome e H di nome? Sì, insomma, e attraverso i quali gestiva una rete nella regione Molise di circa 35 case famiglia dove ruotavano annualmente un centinaio di ragazzi più o meno. Ma erano tutte case chiuse, ex case chiuse? Beh, probabilmente. Insomma, fatto sta che in questa storia erano coinvolti i miei due nipoti, a cui appunto mio cognato aveva chiesto di dare aiuto, e una delle cose che io ho fatto immediatamente, non appena questi due ragazzi sono stati catturati, niente po' di meno che da carabinieri giunti con le sirene spiegate in con tre gazzelle, manco avessero preso Totorina per la Madonna. No, Totorina ci vanno con una gazzella. Ci vanno con molta dopo che hanno concordato. Dopo che hanno concordato possiamo entrare, vi permettete, non ci sparate. Ci vanno con una carrozza a cavallo. Trainata da 12 pariglie. 12 pariglie. Come vogliono le famiglie. Certo. Ci vai con 12 pariglie. Insomma, fatto sta che la legge, tutta una serie di leggi, non le sto a nominare tutte perché sono veramente tante, prevedono che l'affidamento o l'assegnazione dei bambini debba e possa essere dato, ma debba prioritariamente, precipuamente, essere assegnato a parenti che hanno le caratteristiche di moralità, capacità economica e diciamo, stile di vita improntato a una finalità morale e esistenziale di valore. Sulla comportazione del parroco, ben inteso, anche. Allora, in tutto questo, appena dopo catturati i miei nipoti, noi abbiamo fatto tutte le procedure messe a disposizione delle varie leggi in cui chiedevamo l'affidamento di questi due nipoti, non di lasciarli nelle case famiglia di perfetti sconosciuti, di cui noi sapevamo fra l'altro che erano coinvolti in vari affari, vari sporchi affari, qua ci sono denunce, dopo le faccio vedere. C'è anche chi di recente sui social ha cominciato a sollevare anche il caso di tutti i bambini che spariscono ogni anno in Italia, che sembra che non siano spariti, non se ne deve parlare. No, ma addirittura è successo che è morto un bambino qualche settimana fa, gli hanno fatto sparire gli organi e il bambino è sparito, il corpo del bambino non viene riconsegnato alla famiglia. Questo tanto per dire, no, le ultime cose hanno passato. E allora, ma era un santuomo quello che gli hanno dato gli organi del bambino. Era un santuomo. È minimo. E quindi bambino l'hanno messo in una cripta dal quale poi, come la povera Orlandi, non si ritraccerà mai il corpo. No, perché è salita al cielo. No, perché adesso il prete dice che lui non sa per quale ragione non si trova niente in certe tombe che sono andate a vedere. Adesso dirà che è salito al cielo, con la I. Con la I. Allora, per concludere, noi avevamo proposto al presidente del Tribunale dei Minori e agli altri 7 giudici della cosca mafiosa di cui facevano parte di essere noi destinatari del affidamento. Noi eravamo in 9 fra nonni e zii disponibili ad accettare l'affidamento di questi due bambini. Di più, addirittura anche i due zii e la nonna da parte della madre, quindi eravamo in 12 disponibili a prendere in carico la vita di questi bambini,
e di educarli, insomma, di portarli, farli crescere in maniera adeguata, cioè 12 famiglie non solo non ci hanno mai risposto a tono, no, nel senso ufficialmente, mai, mai avuto una risposta, dopo gli avevamo scritto, fatto petizione, addirittura abbiamo raccolto le firme, abbiamo girato tutto il Molise, avevamo raccolto 12.000 firme. Cioè, per dire, in Molise, quando, che sono quattro gatti, no? Quando Santa Madre Chiesa vede odore di soldi, di più, signori miei... Di più, insomma, non solo non ci hanno dato l'affido, ma ci hanno proibito per 3 mesi, dal momento in cui l'hanno catturati, per 3 mesi questi bambini non hanno potuto neanche ricevere telefonate dal padre e dai parenti. Cioè, proprio peggio del carcere, come si dice? Minorile. No, il carcere quello... di isolamento, ah, certo. In cella di isolamento, uguale. Mi ricordo, ti ricordi? Io una banda di delinquenti. Aspetta, voglio fare questo. Ricordatevi, cari amici, un bellissimo film in cui fece le prime prove quell'attore piccolino, Mickey. Mickey Rourke. No, Rourke no, perché non è quello, quello piccolino. È pure quello, Mickey Rourke era quello piccolino, ti ricordi? No, non si chiamava Rourke, si chiamava Mickey Rooney. Ah, Rooney, Mickey Rooney. Mickey Rooney, che con il prete, era, la parte del prete era fatta da Spencer Tracy. Sì, sì, ah, che c'era quel film del vulcano che esplodeva questo è un altro. In Indonesia, no, in Malesia. No, questa è la storia di bambini che li avevano messi nel carcere. Ah, che lui faceva il prete. E lui faceva il prete. Me lo ricordo, sì, bravo. Sì. Dove li trattavano nella maniera e poi facevano vedere nel film. Sì. Allora, per tornare al discorso e concludere, quindi noi siamo stati esclusi da qualunque possibile trattativa per avere l'affidamento di questi bambini. Questi figli di gran puttana prendevano per i miei nipoti 900 euro al mese. Per ciascun nipote, quindi mio cognato gli dava di persona 1.800 euro al mese per questi due bambini, gli doveva comprare l'abbigliamento, certo. Le calzature, tutti gli extra oltre il cibo e l'alimentazione, ma addirittura i libri scolastici, addirittura tutte le spese sostenute per il trasporto dei bambini da questa casa famiglia alla scuola. Cioè, una follia, io mio cognato, fra l'altro, altrettanto più o meno pagava il comune e qualcosa gli dava anche la regione, quindi questi figli di puttana come minimo prendevano 1.500-2.000 euro al mese a ragazzo, lì in quel momento lì mi ricordo che ce ne aveva 7, questa casa famiglia qua, 7 figli, fai un po' conto al mese 1.500 euro, altro 2.000 che euro per 7, 14, si beccava quel figlio di mio da 14.000 euro al mese esentasse. Tanto esentasse e spartito tra preti, no, non solo, magistrati, non solo, ma siccome assistenti era, sociali. Era un polo di aggregazione di potere, quindi anche un polo elettorale, certo. Un polo che poteva servire a aggregare tutta una serie di, diciamo, democristiani, cattocomunisti, certo. Sono tutti loro. Allora, arriviamo al dunque. Allora, queste, guardate lo spessore, queste sono tutte denunce, una dopo l'altra, adesso ve le faccio vedere. Queste sono 70 denunce contro il presidente del Tribunale dei Minori di Campobasso. Ah, i fatti sono avvenuti nel 2003, a settembre, ottobre, dicembre del 2003. C'è adesso, a distanza di 2003, sono 16 anni, c'è ancora un processo in corso a carico del presidente del Tribunale dei Minori e tutta l'entourage che poi dirò, a Bari c'è un processo in corso con questi signori 16 anni dopo, ovviamente faranno in tempo a morire, dopo aver fatto i cazzi di comodi loro continuando a fare esattamente lo stesso sfacelo che facevano nel 2003 e chiaramente tutto va a puttane, cioè tutto quello che alle loro madri. Alle loro madri, certo. Allora, ecco qua, queste sono le querelle, guardate. Ecco. Allora, questi signori, questa è contro la convivente di mio cognato dell'epoca. Qua c'è anche il maresciallo dei carabinieri di Isernia.
il comandante dei carabinieri, tenente colonnello dei carabinieri, che attestava il falso, tanto per dire anche lui, ci sono coinvolti anche i carabinieri, l'arma, la, com'è, la, come si chiamano i carabinieri? Dei secoli fedeli. Ecco, no, c'ha un nome però, la Arma Fidelis. No, c'ha un nome diverso, non mi viene in mente. E poi la signora Valeria Armese, che è una assistente sociale, che è un brutto arnese. Allora, questa tizia è in base a una perizia che c'ha un numero 7, che non so se qui c'è allegata, e che vediamo un po', no, non c'è allegata, che appunto a carico di Valeria Armese per i reati di falsa perizia, illegittime, infondate, false, ingannevoli, menzogniere, contraffatte, mai sottoscritto il protocollo d'intesa da parte della ASL, eccetera eccetera, la Pentria di Isernia con il Comune di Pesca come obbligo, vedi leggi nazionali e regionali, abuso da ufficio, intenzionalmente arreca un danno ingiusto in quanto in aggiunta ad altro questa relazione non aveva ed ha ragione di esistere, omissioni da ufficio, mancata trasmissione dell'atto al sindaco, truffa ai danni dello Stato perché giustamente prende dei soldi che non gli competono, come adesso, usurpazione di funzioni, assenza di delega del sindaco, falso materiale ed anche atto nullo in quanto privo di elemento essenziale, la data, mancava pure la data, qua, la data in un documento è uno dei documenti, è uno dei parametri essenziali, se non c'è la data il documento è nullo, esattamente, non falso, nullo, completamente nullo. Violazione dell'articolo 34 della legge 675 per quello che riguarda la privacy, omissione del tuo ufficio in merito alla violazione della legge eccetera eccetera, a carico, vabbè, tralascio. Andiamo avanti, sempre Valeria Arnese per un'altra perizia, perizia numero 3, perizia numero 18, ah ecco, questa, allora questa è contro il presidente del Tribunale Minori che si chiama giudice Sergio San Martino, tutti i responsabili dei reati già citati nella precedente querella del 5 maggio del 2003, adesso non so quale sia, poi la vediamo. Il dottor Francesco Saverio Moscato, che è un giudice, il dottor Silvio Aguilar, che è un altro giudice, il dottor Elio Fioretti, che è un altro giudice, e poi la psicologa o assistente sociale, sempre la Arnese, per il reato di falsa perizia, per abuso del tuo ufficio, omissione del tuo ufficio, truffa ai danni dello Stato, usurpazione di funzione. La signora Arnese, in una ultima e temeraria azione di diversione e difesa del proprio e dell'altrui operato, forse in un rigurgito di coscienza alla visione di tanta violenza e sopruso, con il solito transfert di relazione logica che la contraddistingue, questo forse anche per fare accettare a se stessa tanta indegnità e vergogna, testualmente dice, sono state date le loro spiegazioni in merito al provvedimento emesso da questo tribunale, a noi, dice lei. Qui non c'è, e non c'era proprio, di questo dico io, nulla, non c'era nulla da spiegare, la situazione, l'azione, i relativi ruoli, le responsabilità si spiegano benissimo da sé, sotto qualunque prospettiva li vogliamo vedere. E, lo scenario, gli attori, ecco, leggo questo qua, lo scenario, gli attori e i loro desideri. 1. Ci sono dei ragazzi che vogliono vivere con il padre. 2. C'è una madre che vuole i soldi dal padre ma non i ragazzi. 3. C'è un padre un po' accondiscendente e comprensivo che vuole attenuare le grandi violenze subite dai figli a causa della madre e delle istituzioni, entrambe figure che avrebbero dovuto difenderli dalle violenze. 4. Ci sono i vari funzionari delle istituzioni che vogliono A. fare il loro lavoro nella maniera meno fastidiosa e faticosa possibile, lavorando il meno possibile e quindi anche male. E guadagnando il massimo possibile. Punto B. Cercando di giustificare la propria esistenza come ufficio e quindi procurandosi dei procedimenti che non hanno nessuna ragione di essere iniziati. Cioè si procura il lavoro, certamente. Punto C, cercando ovviamente di fare carriera. Punto D, cercando quindi di guadagnare sulle sofferenze artatamente procurate a coloro che avrebbero il compito di assistere. Punto E, che la loro parola e il loro operato non sia mai messo assolutamente in dubbio e meno che mai in contestazione. Lo svolgimento delle azioni è sotto gli occhi di tutti, non c'è nulla da spiegare, è tutto chiarissimo, evidente e trasparente. Non da spiegare, ma da sapere, ci sarebbero le somme, la cifra annua che lo Stato, la Regione, i Comuni mettono a disposizione delle cosiddette case famiglia per il mantenimento dei ragazzi ospiti, fra virgolette. Punto B, punto 6, ce n'è un altro, punto 6, ecco, vedi, ce n'è un altro, punto 6, il giudice San Martino, presidente del Tribunale,
e le varie camere di consiglio che si sono succedute negli anni sono già stati da me chiamati a rispondere di numerosi reati commessi nel corso delle loro funzioni di pubblici ufficiali e quindi devono già rispondere di sequestro di persona e sottrazione di minori ed altro. Inoltre saranno chiamati tutti a brevissimo a rispondere di altri numerosi episodi commessi a danno di altri minori, sempre nell'esercizio delle loro funzioni, ma qui voglio evidenziare l'aspetto del ricatto e della minaccia. Che razza di inqualificabile individuo può essere chi fa un tale out-out? Vedi il decreto tribunale dei minorenni di Campobasso del 26 giugno 2003. A dei minori, abusando dell'ambito e della carica che ricopre, soprattutto in violazione di ogni legge, norma e regola. Ma soprattutto deve avere, dopo aver attivato un processo da una serie di false denunce che ad una prima superficiale indagine sarebbero crollate sotto il peso delle bestialità che tentavano di provare trascinando nelle fogne tutti quanti aventi parte in questa infame recita. Continuando a persistendo nella continuità dei reati, pur ben consapevole della illegittimità delle procedure, della inutilizzabilità degli atti e delle perizie, della inefficace e assoluta modalità, nullità degli strumenti tutti. Allora, vedi qua c'è l'elenco di tutta una serie di documenti che non sto a leggere per non asfissiare l'ascoltatore, ma insomma questo per dire che queste cose io Voglio dire di nuovo tutte le denunce che hai presentato. Aspetta, no, ce ne voglio leggere ancora un'altra che sicuramente troviamo qualcosa di interessante. Oh, ecco questa. Allora, questo per capire le personalità. Allora, la convivente di mio cognato all'epoca ha fatto una serie di cose che adesso leggo. Allora, questo è troppo divertente. Allora, querela contro 1. Dottor Giovanni Fraticelli del Tribunale dei Minorenni di Campobasso. 2. Dottor Sergio San Martino, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Campobasso. 3. Dottor Francesco Saverio Moscato, Procuratore della Repubblica al Tribunale dei Minorenni Campobasso. 4. Dottor Elio Fioretti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso. 5. Dottoressa Simonetta Mancini, del Tribunale per i Minorenni di Campobasso. 6. Dottoressa Concetta Mignogna, del Mignogna più idonea di così non si saprebbe dottoressa come trovare. Concetta Mignogna del Tribunale per i Minorenni di Campobasso. 7. Dottor Francesco Fasciano del Tribunale per i Minorenni di Campobasso. 8. Dottoressa Isabella Storri del Tribunale per i Minorenni di Campobasso. 9. Dottor Antonio Molino del Tribunale per i Minorenni di Campobasso. 10. Dottor Prospero Petti del Tribunale per i Minorenni di Campobasso. 11. Dottor Lucio De Bernardo, direttore del non so DS di Crotolone, non so che cavolo sia. 12. Dottor Vincenzo Bizzarro, direttore DS di Isernia, sarà qualcosa distretto sanitario probabilmente. Sì, sicuramente. 13. Dottoressa Gianfranca Testa, direttore di sanitaria di Venafro. 14. Dottor Renato Camberale, direttore generale della ASL di Isernia. 15. Dottoressa Luciana Vacca, psicologa del consultorio familiare dell'ASL numero 2 di Isernia. 16. Dottoressa Valeria Arnese, assistente sociale del consultorio familiare dell'ASL numero 3 di Isernia, poi la convivente di mio cognato che si chiama Maria Evangelista e altri. Allora, come dire, ripetiamo quello che disse un grande profeta. Oh, qua c'è il nome e cognome. Denunciatemi per diffamazione! Sì, vi raccomando! Allora, come disse un grandissimo profeta, che era Alberto Sordi, che disse il più pulito ci ha la rogna. Queste sono frasi che dovrebbero essere lette quando si legge il Vangelo, quando si dicono certe preghiere, no, in chiesa, ti pare? No, ma ti piace se lento, bello. Questo è bello. Il più pulito ci ha la rogna. Andatelo a dire, quando c'è l'elevazione, ripetete tutti, il più pulito ci ha la rogna. Forse ci azzeccate. Ah, ecco, qui, tanto per dire, i documenti prodotti da questa Maria Evangelista, che era la convivente all'epoca di mio cognato. Allora, in un documento dice, allora, l'8 aprile del 2000, verbale di denuncia di querela, via Abramo 6, la residenza. Poi, l'8 aprile, sempre, referto medico, sempre lo stesso giorno, referto medico del pronto soccorso, che abitava in via Pagliarello 1, prima via Abramo 6, il documento nello stesso giorno. È da Abramitica, è una Abramitica. Allora, aspetta.
sempre lo stesso giorno, verbale al posto di polizia della strada di Isernia, dice che abitava via Pagliarello 6. Poi, sempre l'8 aprile, referto medico, sempre via Pagliarello 6. Il 26 aprile, invece, comunicazione di notizia reale ai carabinieri, via Abramo 6. Poi, il 20 il giugno del 2000, verbale di constatazione dei carabinieri, a via Pagliarello 1. Poi, tralascio altro, stesso documento a pagina 2, cioè del comunicato di ma questa era senza festa di mora, senza festa di mora. Allora ascolta, è qui a via Abramo, poi il 21 novembre, il 22 novembre del 2000, cioè 3 mesi dopo, il verbale di ascolto al Tribunale di Milano dice che abitava a Corso Risorgimento di Isernia. Poi nel verbale di ascolto del Tribunale dei Minorenni del 23 ottobre 2002 dice che abitava via Giovanni XXIII numero 20. Poi il 12 novembre del 2002, verbale di ascolto del Tribunale dei Minorenni, abitava a via Meschier, senza numero, via Meschier 1. Poi il verbale di querela del 7 maggio 2003 abitava a via Meschier senza numero civico. Poi il 7 maggio, sempre stessa data, annotazione di intervento dei carabinieri, abitava a via Abramo 6. Cioè ha cambiato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 domicili o residenze. Ha dimenticato via Noè, perché Abramo Noè che dormiva nell'arca. Ma cos'è una globetrotter la signora? Dormiva nell'arca, capito? Tralascio altre cose, perché insomma non voglio annoiare. Aspetta, ce n'è però qualcun'altra che è troppo divertente. Cioè, ma te, cioè, tu che sei indagatore, sei investigatore, tu poliziotto, tu carabiniere, tu psicologo o assistente sociale, ma non ti rendi conto che questa sta mentendo? È una pazza criminale. È pazza scatenata, oltretutto. Via Abramo. Io avrei proposto via Noè. Aspetta. Querela contro il dottor Sergio San Martino, presidente del Tribunale dei Minorenni di Campobasso, componenti delle varie camere di consiglio tribunale di Campobasso che si sono preceduti nel corso di questi anni, tutti i componenti del consultorio familiare della ASL numero 2 di Pentria di Isernia, e poi altri, non so a leggere tutto, perché insomma, cioè qui hanno addirittura intimorito, per non dire ricattato, il figlio più grande di mio cognato, che all'epoca aveva 22-23 anni, e gli hanno insomma fatto capire che se parlava di quelle cose che non volevano sarebbe stato incriminato, capito? Cioè un ricatto, vi faccio vedere di nuovo, eccolo qui. Questi sono i buoni, i catto comunisti, i veri catto comunisti, eccoli qui. Il ricatto è primariamente quello di far sentire succubi e soprattutto violentatori e criminali il comportamento dei genitori. Sì, cioè, certo. La prima cosa che fanno questi signori, siccome tu sei povero e non gli puoi garantire il gelato a tuo figlio o cose del genere, tu sei un delinquente perché hai perso il lavoro. Questo succede. Questa è la logica. Quella è la loro logica comportamentale. Invece di dire ti do 50 euro al giorno, esatto, o anche solo 1000 euro al mese, cioè 30 euro al giorno, esatto, per mantenere in maniera decorosa tuo figlio, ne spendono 20.000, 50.000 Se no il giro qual è? L'affare dei bambini rubati coinvolge 150.000 famiglie e vale 4,5 miliardi. Sì, 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 sì. Anche 5. Eccolo qui. Anche 5. Allora, io feci il calcolo all'epoca, nel 2003, erano circa 4 miliardi. Ho fatto un sondaggio, un'indagine, come faccio di solito prima di miliardi di euro, ragazzi, di euro. Avete, cioè, capito dove vanno a livello i soldi degli italiani? 80.000 miliardi di lire. 80.000 miliardi di vecchie lire, abbiamo capito la dimensione, che se no 2 miliardi, 4 miliardi di euro... Questo è il vero giro che va smantellato, vanno messi tutti in galera, tutti. No, ma senza tutti. Processo, non c'è bisogno di perdere tempo, questa gente qua, ma sapete quanta gente avrà fatto come me e gli avrà dato le controdeduzioni a muso duro, in sì, faccia, dicendo che sei in faccia, io questa gente qua, questa la devo raccontare. Sì. Allora, il presidente del tribunale, gli ho fatto il trappolone, visto che loro, ecco perché dico sempre denunciatemi, perché è un trappolone, perché magari ci portano in processo, perché fanno di tutto per non portarci in processo, perché lo sanno che in processo le cazzate non le possono più raccontare, lì ci sono i fatti, è pubblico il dibattito. Perché è pubblico e uno quando può parlare in pubblico. Allora,
ho detto vabbè, mo tiro il trappolone a sto figlio della puttana, gran puttana del presidente del tribunale di Sergio San Martino, così si sappia bene che è un gran figlio di puttana, no? Va bene. Allora, San Martino era quello che tagliava, che ti hanno fatto santo perché ha tagliato un camicione in due. Sì, 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 sì. È un francescano antiliteram, infatti. No, ah, quello è San Marino, ma era San Martino, San Marino. Vabbè, vabbè. Vabbè, l'hanno fatto santo perché ha tagliato in due un camicione sporco di merda, capito? Questi sono i santi, no, qui, dei preti. Qui fanno invece come Salomone, tagliano in due i bambini. Sì, esatto. Né più né meno, perché quello è, perché quando entri dentro quel circuito infernale lì, esci fuori come tarato, come è successo con i miei nipoti. Mio nipote, uno ha avuto una disgrazia e uno ha avuto un'altra. Quindi, però per tornare al trappolone, allora che cosa faccio? Ho messo nel 2003, era mi ricordo una sabato notte, anzi no, una domenica notte, ho mandato una circolare, una nota d'agenzia a tutte le agenzie, giornali, telegiornali, radiogiornali di Campobasso e di Isernia, in cui preannunciavo una visita mia e dei miei cognati, fra cui anche il padre, dei due bambini, alla casa famiglia per invocare il diritto di affidamento prioritario, no? Cazzo, tu magistrato non lo vuoi fare, andiamo a prenderci i bambini noi, che cazzo c'hai da dire? Appunto. No? Denunciaci per rapimento di ragazzi e poi andiamo in tribunale, sempre anche lì. E allora che cosa è successo? Andiamo qui davanti a questa casa famiglia e ci ritroviamo la pattuglia dei carabinieri documenta. Io dico, no, documenti un cazzo, dammi i documenti tuoi. Dice, io sono carabinieri. E beh, sti cazzi, secondo me sei travestito da carabiniere. Fammi vedere i tuoi documenti, fammi vedere il tesserino e poi vediamo se discutiamo. Vediamo se ti do i miei. Insomma, vabbè, mi ha fatto vedere i documenti, gli ho fatto vedere i miei. E poi a un certo punto, mentre i miei cognati nel frattempo si erano avvicinati alla porta d'ingresso del cancello della casa famiglia, questi tre dei carabinieri ci dicono, ci segua in tribunale, venga con noi con la zella. No, ho detto, io vengo con la macchina mia, perché o mi arrestate e mi dimostrate perché mi arrestate, qui è tutto registrato ovviamente, perché io da anni che vado in giro con i registratori sempre accesi, e qua, ecco, insomma, no, ci avevo registrato un attimo fa, questo. E quindi va bene, noi andiamo e loro ci seguono. Andiamo in tribunale, lì c'era il cancelliere, dice va bene, già sapevano tutto, il cancelliere ci dice aspettate qua, perché evidentemente i carabinieri avevano già preavvertito il tribunale che stavamo arrivando. Il cancelliere ci dice aspettate qua, ci fa aspettare una ventina di minuti, dopodiché fa salire al primo piano e lì davanti diciamo alla rampa delle scale c'era un tizio, questo San Martino, che ci dice prego seguitemi. Entra nel suo mega ufficio con la pelle umana, 200 metri quadri se non di 300 forse anche più, facciamo sto tragitto dalla porta alla scrivania che erano almeno una decina di metri, si ferma davanti alla sua scrivania, si gira verso di noi e dice prego. Allora io dico, lei è un infame, gli ho proprio detto scandito, esattamente come così, in modo da dirglielo chiaro e tondo che capisse bene. Allora, se io fossi stato un giudice e entrava un testa di cazzo e mi diceva tu sei un infame, io come minimo facevo un fischio, i carabinieri erano fuori dalla porta e mi facevo arrestare. Ma siccome era un infame? Siccome era un infame, lo sapete che mi ha detto? Mi ha detto questo ufficio è chiuso. Accomodatevi fuori. Ma come cazzo mi hai fatto entrare fino adesso? Ci aspettavi, ci voleva fare la ramanzina questo testa di cazzo. Ha capito subito che però non era aria, che io lo gonfiavo come una zampogna. Ha capito bene. Se lui non ci diceva così e ho visto tentennare i miei cognati, io lo riducevo in fin di vita. Giuro su Dio. E quello fino a che campo già così mi si ricorda. Perché una cosa del genere sicuramente non mi è mai capitata. Io poi l'ho denunciato a lui 70 volte, queste sono tutte denunce, guardate qua, queste sono tutte denunce, aspetta, le faccio vedere, aspetta, aspetta. Ecco qua, vedi, queste sono tutte relate, non so fotocopie, sono tutte una diversa dall'altra. Guardate qui, relate. Aspetta.
relata, vedi? Carabinieri di Terna, Molise, Carabinieri di Campobasso, tutte relate, vedi? Carabinieri. Andavo a depositarle nella caserma centrale di Isernia, dove il colonnello, io l'ho denunciato, il colonnello andava a depositarle lì, così che lui sapesse che era sotto il mirino. Guardate, queste sono tutte querele, tutte. Questo è il mio dossier, è il mio medagliere, no, come i soldati hanno il pettorale lì, con le medaglie. Questa è troppo bella, questa la devo leggere. Allora, querela contro il Tribunale di Moreno di Campobasso, il Distretto Sanitario della Provincia di Isernia, il Consultorio Familiare della ASL di Isernia, la Casa Famiglia San Giorgio Leonardo e la Casa Famiglia Madre Teresa, e in più dottor Giovanni Fraticelli del Tribunale di Moreno di Campobasso, dottor Sergio San Martino del Tribunale di Moreno di Campobasso, dottoressa Simonetta Mancini del Tribunale di dottoressa Mancini Concetta Magnonia, dottor Francesco Fasciano, dottoressa Isabella Storri, dottor Antonio Molino, dottor Prospero Petti, dottor Luciano De Bernardo, dottor Vincenzo Bizzarro, dottoressa Gianfranca Testa, dottor Renato Gamberale, dottoressa Luciana Vacca, signora Valeria Arnese, signora Michele Venditti, eccetera eccetera. E poi eccoli qua, questa è un'altra, questa è la stazione di Boiano, perché a Isernia non me le volevano più ricevere, perché tirano un po' di cose che non c'aveva più il personale. Isernia, eccolo qui, Isernia, aspetta, e qua aspetta che bisogna che ripartisca un po' meglio. Allora seguiamo ancora, questa è ancora alta, Isernia, questa non... Questa è un allegato. Ah! Leggete questa, ve leggo questa che è troppo bella. A conclusione, sì. A questa quando sono sotto attacco si sentono in difficoltà. Allora io ho fatto un culo come la cattedrale e qua il Tribunale Morenni si lamenta del culo che gli ho fatto. Allora vediamo un po', e qui c'è il dottor Sergio San Martino, dottoressa Simonetta Mancini, dottoressa Isabella Astori, dottor Antonio Molino, e che dice: ha emesso il seguente decreto, senti, nel procedimento 90-2000 VG relativi ai minori Simone nato di Isernia e Federico nato di Isernia e residenti a Pesca eccetera, attualmente ospiti della casa famiglia Maria Teresa di Campobasso, di Calcutta, sì. Non di Campobasso, di Calcutta. Fra l'altro personaggio molto discutibile, no? Ospiti, eccetera, letti gli atti del procedimento e visto il proprio decreto in data 26 giugno 2003, con il quale è stato disposto il collocamento dei suddetti minori presso la comunità che attualmente li ospita, per sottrarre gli stessi al clima di esasperata conflittualità al momento esistente tra loro e i genitori e che incide in maniera significativamente negativa sul loro equilibrio e sulla loro serenità. Vista la comunicazione qui inviata il 14 luglio ultimo scorso dalla responsabile della predetta comunità, con la quale viene reso noto a questo ufficio che già nei primi giorni di permanenza dei minori stessi nella struttura che li ospita la serenità di Simone e di Federico e di riflesso quella degli altri piccoli ospiti della comunità è stata messa a dura prova per i continui interventi diretti e telefonici del padre dei minori, Trabucco, eccetera, e dei suoi familiari, che a dire dello scrivente si sarebbero concretati anche in minacce di vario tipo, nonché nell'intervento dei carabinieri di Campobasso chiamati dal medesimo Trabucco, ritenuto che tali interventi debbano essere assolutamente non più consentiti proprio per evitare che sia del tutto vanificato lo scopo previstosi da questo ufficio per il decreto che ha disposto al collocamento dei minori in comunità, e cioè l'allontanamento spaziale e psicologico dei minori stessi da un ambiente familiare incandescente ed estremamente negativo per la loro crescita.
Ritenuto pertanto in tale ottica. Li portavano a messa. Ritenuto pertanto in tale ottica di dover vietare temporaneamente per il periodo minimo di 2 mesi qualsiasi contatto sia diretto che telefonico l'anima dei mortacci tua. Sia epistolare, capito? Capisci? Sì. Ritenuto pertanto in tale ottica di dover vietare temporaneamente per il periodo minimo di 2 mesi qualsiasi contatto sia diretto, sia telefonico, sia epistolare, manco potevamo scrivere ai nipoti dei minori stessi con il padre e con i familiari di lui, e di dover contemporaneamente limitare al massimo anche i contatti dei minori con la madre, consentendogli soltanto il parimento del periodo minimo di 2 mesi una volta a settimana rispetto degli orari vigenti nella comunità che ospita i minori. Per questo motivo, su conforme parere del PMM, vista l'articolo 233 eccetera, 737 del codice di procedura civile, dispone che temporaneamente per il periodo minimo di 2 mesi sia sospeso qualsiasi contatto, sia diretto, sia telefonico, sia epistolare, dei minori Trabucco, Federico e Simone, attualmente ospiti della comunità Maria Teresa di Campomastico, con il padre e con i familiari di quest'ultimo. Dispone che temporaneamente per il periodo minimo di 2 mesi sia consentito ai minori di incontrare soltanto la madre, gli evangelisti, eccetera, una volta a settimana rispetto agli orari vigenti della comunità che ospita i stessi minori. Chiede alla comunità che ospita i minori di vigilare affinché il presente decreto sia rispettato da tutti gli interessati, autorizzando detta comunità fin da ora a fare eventuale ricorso alla forza pubblica per ottenere dal rispetto ove ritenuto necessario. Dispone che il precedente decreto che dichiara immediatamente efficace sia comunicato in forma integrale al PMM, a ciascuno dei genitori dei minori e dei minori stessi, nonché al responsabile della comunità Madre Teresa di Campobasso e al responsabile dei servizi sociali della Listra Mortacci tua. Chi è qua che autorizza? Aspetta. Prospero Petti. Un carcere a vita. Cioè, il carcere a vita è più cioè, questi bambini che disgraziatamente hanno dovuto subire le liti del padre e della madre quando avevano 12 persone del tutto moralmente accettabili, impeccabili, economicamente capaci e disponibili ad accettarli, che cosa fanno? Invece di mandarli ad uno a scelta sia del parenti della padre o della madre, certo. non è che facevamo storie noi, certo. Quindi c'erano due zii della madre, lo zio e la zia e la nonna, che erano disponibili, li ha mandati a questa cazzo di casa famiglia. Tra l'altro, la ragione è veramente soltanto cristiana, molto cristiana, essendo il cristianesimo una sorta di religione dell'usura. E per concludere vi faccio vedere da questo periodico. Ah, qua ce ne sono altri, scusa. Dottoressa Giuliana Spina, dottoressa Luciana Vacca, che avevamo già detto, dottoressa Maria Carla Zarro. Questa è un'altra nuova. È una spina nel cuore, una vera spina nel cuore. Allora, chiudiamola, se no sì, poi la dottoressa. Allora, guarda un po' che cosa ho trovato su questa rivista. Un articolo di Pierpaolo Pasolini, e poi qualcuno si chiede per quale ragione l'hanno ammazzato. Perché era uno che diceva la verità. Guarda che dice. In un'epoca in cui tutti erano asserviti al potere e operiste qui oltretutto. I cappelloni non sono liberi ma volgari servi del potere. È vero. Io sono stato cappellone, ma è così purtroppo. Si inventano tutti questi strani personaggi, capito? Qui dice una frase di Pierpaolo Pasolini, che ogni tanto riusciva a capire qualcosa. Lui però era sempre coinvolto in una ideologia marxista della quale non è mai riuscito a emergere. A liberarsi. A emergere, uscire fuori da questo concetto. A emergere dal senso, a emergere dalla merda. Certo. Fin dal 1966-67 ho sospettato che costoro fossero un prodotto della sottocultura di protesta che si opponeva alla sottocultura di chi comanda. E allora ci sembra che sia quanto di meglio possa essere definito. E questa è la ragione per cui il poverino alla fine ci ha lasciato le pene. Con questo noi concludiamo. Anche lì, mistificando la sua soppressione con il suo vizietto. Sì. In realtà
era stato commissionato. Ma certamente. Tant'è quello che quello, no, ma quelli che hanno questo vizio. Quello che poi è uscito di carcere qualche anno fa, che poi l'hanno ricarcerato, sì, perché immediatamente ha combinato, sì, qualche cosa che adesso non mi ricordo. Quello lì, poveraccio. Quello era un prestanome, era uno che era stato pagato per assumersi la responsabilità. Esattamente, tant'è vero che lui, mi ricordo benissimo, che fece questa dichiarazione: adesso che i miei genitori sono morti, posso parlare. Sì, dopodiché, arrivederci, grazie. Questo per dire che cioè, quando, allora, la gente normale raramente ammazza solo quando va fuori di testa. Ma certamente. Quando ci sono dei delitti efferati con un progetto realizzato in maniera strutturata, puoi stare tranquillo che dentro ci sono i servizi segreti o comunque qualche funzione degenerata dell'istituzione. Esattamente. Vai, chiudi. Cari Pepe, amici, solo vi abbiamo dato delle informazioni. Solo. Traetene il grande vantaggio di conoscere in quel mondo voi vivete. Oh, laudetur? Priapus! Minimo.